Buonasera a tutti, le 18:10, 10 minuti canonici di nostro ritardo, consueto, e benvenuti. Stasera abbiamo proprio cambiato radicalmente insomma, la nostra scia di temi, e però è comunque insomma, sempre molto correlato all'espressione e diciamo, al ben vivere di una persona e della persona e dei cittadini all'interno appunto della propria città. Parliamo con Alessio Fragnito stasera di mobilità sostenibile, però soprattutto insomma della mobilità sostenibile di quello che è il mondo della bicicletta, della dimensione di una città che è sostenibile perché sostiene un mezzo che sicuramente, insomma, è per antonomasia, appunto, un mezzo green, è anche un bel mezzo umano per stabilire delle belle relazioni. Alessio Fragnito, lo ricordo, è il presidente del Comitato Cittadini in Bicicletta, con noi sempre Pasquale Basile e Angelo Moretti, che sono i fondatori di Civico 22. Abbiamo Salve a voi. proposto, buonasera a voi, abbiamo proposto in realtà agli iscritti al laboratorio 7, che è appunto il laboratorio della mobilità sostenibile, di partecipare con noi qui in diretta. Abbiamo dato loro anche il link Zoom. Quindi, nel caso qualcuno stesse facendo in ritardo, sappia che siamo qui pronti ad accoglierlo. Ha raccolto piacevolmente l'invito Marcello Stefanucci, che si è unito a noi. Grazie Marcello, benvenuto. Allora, io non mi perderei in molte chiacchiere perché credo che Alessio Fragnito abbia tanto da raccontarci. Ha prodotto un dossier importante, poi nei giorni successivi lo troverete anche nel nostro sito. Voi lo sapete, insomma, stiamo cercando di implementare anche tutte le parti documentali che nel frattempo Civico 22 va raccogliendo, va esprimendo, eccetera, sperando di ritornare quanto prima alla normalità. Alessio, allora, che città sostenibile è una città che favorisce la bicicletta? Ma allora, io ho preparato questo dossier proprio per mettere, come dire, le cose in chiaro, cioè ho raccolto tutta una serie di dati, di ricerche fatte da diverse università e da diversi ministeri dei trasporti o della salute nel mondo, e tutte queste ricerche portano nella stessa direzione. L'uso della bici crea benefici per la collettività, mentre invece l'uso dell'auto privata crea danni economici per l'intera comunità. E questi danni economici io appunto li ho, come dire, messi nero su bianco in questo dossier. Ho preparato anche delle slide, diciamo abbastanza elementari, nel senso che appunto si parte dalla definizione di mobilità sostenibile. Che significa mobilità sostenibile? In sostanza, la mobilità sostenibile è il tentativo di ridurre i danni economici, sociali e ambientali prodotti dai trasporti, che sono concentrati sul trasporto su strada, diciamo, per cui sia i trasporti pubblici su strada, sia le automobili private, per ogni chilometro che percorrono creano dei danni sia alle persone, quindi alle vite in termini proprio di numeri di vite umane che vengono a mancare, feriti, disabili, eccetera, eccetera, sia in termini economici, perché l'uso dell'automobile costa in Italia circa 290 miliardi all'anno di spese, di costi di collettività che stanno, come dire, sulle spalle della collettività, mentre invece la bicicletta produce un tornaconto economico molto positivo. Per non parlare poi dell'ambiente, nel senso che appunto, come è stato dimostrato da varie ricerche, se si va sulla pagina del Ministero dell'Ambiente, si dice che appunto l'automobile provoca il 50% dell'inquinamento da biossido di azoto, ogni anno muoiono decine di migliaia di persone per biossido di azoto. Quindi l'ambiente non significa semplicemente difendere gli alberi perché sono belli, ma significa tutelare la salute delle persone. Perché in Italia abbiamo la percentuale più alta d'Europa di morti per inquinamento atmosferico, cioè morti a causa del biossido di azoto, del particolato,
e, come dire, altre sostanze inquinanti che sono appunto prodotte in parte, e anzi in alcuni casi in gran parte, dal traffico, quindi dalle automobili. Per questo la riduzione della presenza di automobili in una città si, come dire, si riverbera in maniera positiva perché ha effetti immediati sulla vita delle persone. E ci sono dei casi eclatanti, come appunto Copenaghen, che è il caso più, come dire, che balza agli occhi, dove il 52% delle persone si muove in bicicletta e dove, come dire, la qualità della vita è tra le più alte del mondo. Ora, se voi siete d'accordo, io condividerei lo schermo con voi e partirei da queste slide, diciamo, che ho preparato. So se le vedete. Adesso sì, Alessio. Allora, ho messo in modalità appunto presentazione. Allora, in sostanza, appunto, partiamo dalla definizione di mobilità sostenibile, che è stata definita dal Consiglio europeo nel 2006. Significa cercare di ridurre le ripercussioni negative sull'economia, la società e sull'ambiente dei mezzi di trasporto. Questo perché oramai il 74% della popolazione vive nelle città in Europa. E questa, come dire, concentrazione urbana crea appunto dei gravi problemi alla nostra salute. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 92% della popolazione mondiale vive in luoghi dove la qualità dell'aria non è sicura. Considerate anche la perdita di tempo, si calcola che in città come Roma, insomma nelle capitali dove c'è molto traffico automobilistico, le persone perdono addirittura il 20% del loro tempo per spostarsi, che significa un costo di circa 2.000 euro a testa per mancato guadagno, diciamo, di impossibilità di produzione. Poi, vabbè, c'è il discorso appunto dell'ambiente, no? Cioè, come dicevo prima, il Ministero dell'Ambiente dice che il 60% delle emissioni di gas serra relative ai trasporti derivano dal sistema di trasporto su strada, il 50% delle emissioni di azoto è trasporto su strada, e il 13% del particolato atmosferico è causato dal trasporto su strada. Ora, quando noi parliamo di mobilità sostenibile, dobbiamo partire da un presupposto molto elementare, cioè che il 50% degli spostamenti urbani avviene all'interno di una zona molto circoscritta, che di solito è, per esempio, a Benevento il proprio quartiere, cioè la gente si sposta all'interno dei rioni Libertà o all'interno dei rioni Ferrovia. La metà degli spostamenti urbani avviene quindi a brevissima distanza. Per questo motivo è molto più facile di quello che si pensa ridurre l'uso dell'automobile. Ricordiamoci che per ogni chilometro percorso in auto, ogni auto produce circa 200 grammi di anidride carbonica. Ora, di fronte all'emergenza sanitaria, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto un documento in cui invita tutti i governi locali e nazionali a favorire e incentivare l'uso della bicicletta per alcune motivazioni. Primo, garantisce il distanziamento sociale. Secondo, contribuisce all'attività fisica in un periodo in cui le palestre sono chiuse, le piscine sono chiuse e quindi è molto difficile fare attività fisica, e soprattutto non produce emissioni, per cui si rivela molto utile per combattere la presenza di quel particolato atmosferico che attualmente circa 27 ricerche diverse hanno dimostrato essere il migliore veicolo di proliferazione del virus. Tant'è vero che la Lombardia, dove c'è questa grande concentrazione di morti per Covid-19, è la regione più inquinata d'Europa. Cioè, nel senso, già 2 anni fa e l'anno scorso ci sono state una serie di morti, diciamo, per polmonite atipiche, così l'hanno chiamato in quelle zone, a causa appunto del fatto che come dire, l'aria è fortemente, come dire, piena di questi particolati che appunto uccidono diverse decine di migliaia di persone solo in Italia ogni anno. Questo è il manifesto ufficiale dell'Organizzazione Mondiale della Salute, in cui si invita appunto a usare la bici e a camminare a piedi per realizzare spostamenti durante la fase, diciamo, dell'epidemia. Per quanto riguarda la propensione all'uso dell'auto, quindi partiamo da analizzare qual è il mezzo più usato per la mobilità. A Benevento, come in Campania, come in Italia, come in molte parti d'Europa, l'automobile costituisce, come dire, il principale mezzo di trasporto. Il 75% della gente si sposta in auto, ogni campano usa l'auto a 295 giorni all'anno, però va a una media di 27 km all'ora,
che è più o meno la stessa velocità di una bicicletta pedalata assistita. Per cui, come possiamo vedere, come dire, non c'è una disparità esagerata. A Benevento, si usa l'auto un giorno in più, si percorrono più chilometri rispetto al resto della regione e si ha una media superiore di circa 35 km all'ora. A Benevento, nella provincia, ci sono 183.000 macchine per 191.000 residenti maggiorenni, quindi quasi un'auto a persona in grado di guidare. Nella classifica generale dell'Italia, Benevento è 53esima su 104 per tasso di motorizzazione con 644 auto ogni 1.000 abitanti, la media nazionale di 616, quindi abbiamo una media superiore rispetto a quella nazionale. E qui vediamo le classifiche delle città con il più alto tasso di motorizzazione, che sono L'Aquila, Frosinone e Potenza. Quelle con il minor tasso di motorizzazione sono Genova e Venezia. In Campania, come detto, Benevento è quella che ha il tasso di motorizzazione più alta rispetto alle altre città. Nelle grandi città di solito il tasso di motorizzazione è abbastanza basso perché ci sono molti mezzi pubblici. Per quanto riguarda, diciamo, le altre statistiche, vediamo appunto che in Campania la media è molto bassa, si usa l'auto circa un'ora e mezza al giorno, a Benevento un po' in più, un'ora e 33, ma siamo sempre lì. Quindi i beneventani sono in assoluto, no, in generale in Italia, tra quelli che usano di più l'auto, che stanno più tempo all'interno dell'automobile. Però ricordiamoci questo dato: noi l'automobile la usiamo per un'ora e mezza al giorno, significa che per le restanti 22 ore l'automobile deve stare in un posto e deve occupare uno spazio. Questo poi sarà tema di successivo. Cominciamo dal dire appunto qual è la negatività dell'auto. L'auto incide negativamente sulla vita sociale, proprio sulla vita delle persone, perché è la principale causa di morte non naturale in tutto il mondo ed è in assoluto la principale causa di morte delle persone sotto i 35 anni in Italia e nel mondo, cioè uccide più l'automobile che non tutte le malattie messe insieme per quanto riguarda le persone sotto i 35 anni. Poi vedremo i numeri. Per quanto riguarda, diciamo, i dati dell'Italia, per esempio, noi abbiamo ogni anno, negli ultimi, diciamo, 2016, 2017 e 2018 sono gli anni in cui abbiamo i dati definitivi, abbiamo circa 175.000 incidenti con lesioni alle persone all'anno in Italia, producono circa 3.300 morti ogni anno. In città muoiono, ne muoiono più o meno la metà, 1.500 persone muoiono in città come dire, noi pensiamo che la maggior parte dei morti sia per gli incidenti in autostrada o sulle superstrade, non è vero, perché appunto quasi la metà dei morti avviene all'interno del perimetro urbano. Anche i feriti sono un numero impressionante, siamo se sempre su intorno ai 245.000 feriti all'anno. Di questi, circa 17.000 all'anno sono feriti gravi, significa che poi dovranno avere una disabilità. Molti di questi poi moriranno nel giro di un anno, e soprattutto quelli che restano in vita hanno, come dire, una vita spezzata perché saranno disabili permanenti e a loro viene riconosciuto come dire, un assegno da parte dello Stato. I costi sociali, l'INPS, scusate, l'Istat da qualche anno sta mettendo anche i costi sociali di questi incidenti, che si aggirano intorno ai 19 miliardi di euro all'anno. Il 90% degli incidenti è causato da automobili. L'automobile è il mezzo meno sicuro in assoluto. Infatti, il 48% dei traumi cranici avviene in auto, dove il casco non è obbligatorio. Il 13% avviene in moto, dove il casco è obbligatorio. Il 9% avviene negli incidenti sul lavoro, dove il casco è obbligatorio. E l'1% soltanto avviene in bici, dove invece la gente vorrebbe mettere obbligatorio l'uso del casco. Per quanto riguarda le vittime di questi incidenti, balza agli occhi subito il numero dei pedoni. I pedoni investiti negli ultimi 3 anni sono aumentati, cioè ogni anno aumentano da 570 a 600 e poi a 612. Invece il numero degli automobilisti effettivamente che muoiono sono meno della metà di tutti i morti su strada, e comunque vanno a scendere perché le tecnologie delle auto proteggono sempre di più gli automobilisti, però questo a scapito appunto dei pedoni. In questi 3 anni sono morti 1.728 pedoni. Quelli che muoiono di più, nel senso che il tasso di mortalità più alto, sono proprio i ciclisti, ne sono morti 748 in questi 3 anni
in esame sulla, come dire, sulla popolazione generale di ciclisti, 3 ciclisti su 100 muoiono ogni anno investiti dalle automobili, contro invece il 0,7 automobilisti su 100 che muoiono in incidente, anche se, come abbiamo detto, il 90% degli incidenti viene causato dalle automobili. Per quanto riguarda la morte dei pedoni, nel 75% dei casi la colpa è esclusivamente delle automobili. Dei 600 pedoni morti nel 2017, 168 in Italia sono stati uccisi mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Per quanto riguarda il discorso che difendere gli anziani, no? Si dice che bisogna difendere gli anziani sono le vittime principali dell'automobile, sono morti, un terzo, diciamo, dei morti del 2017 aveva più di 65 anni. Vediamo in questo grafico il tasso di mortalità, senso, sempre appunto la percentuale, qui siamo su 1 milione di abitanti, cioè vediamo che appunto superati i 70 anni, mettersi alla guida diventa pericolosissimo, nel senso che più, come dire, si va in là con l'età, più la probabilità di morire in incidente aumenta. Per questo, se si vogliono proteggere gli anziani, bisogna, come dire, ridurre l'uso dell'automobile, soprattutto per loro. In Germania, per esempio, arrivata a una certa età, ti tolgono la patente e ti obbligano a prendere la bicicletta elettrica. Per quanto riguarda il numero assoluto di veicoli coinvolti, noi vediamo che ogni anno circa 318.000 veicoli vengono coinvolti in incidenti, di cui 216.000 e passa automobili. In Campania gli incidenti sono 18.000 all'anno, a Benevento sono circa 453. Questi sono dati del 2018. Per quanto riguarda i morti, vediamo che i morti in Campania sono 206 all'anno, di cui 40 pedoni. Nella provincia di Benevento nel 2018 sono morte 13 persone, di cui 7 conducenti e 0 pedoni. Per quanto riguarda il tasso di crescita, diciamo, dei morti in incidente nella provincia di Benevento, questo poi noi l'abbiamo collegato anche al fatto che appunto la battaglia di Mastella contro le biciclette ha dato anche questo esito, cioè nel senso che appunto dal 2015, quando non c'era Mastella, agli anni successivi vediamo che ogni anno, come dire, il numero di morti è sempre stato superiore rispetto all'anno precedente. In ogni caso, Benevento vanta il primato nazionale per il basso numero di incidenti gravi per abitante. Cioè, nel senso, nella classifica del Sole 24 Ore, Benevento è al primo posto perché nel 2017 ci furono soltanto 2,7 morti o feriti su 1.000 abitanti. Quindi siamo abbastanza fortunati, pur dovendo contare appunto decine di morti all'anno. Gli incidenti avvengono su strade urbane. Il 73%, a volte arriva anche a 75%, degli incidenti avvengono su strade urbane. Solo il 5,5% avviene in autostrada, quindi noi dobbiamo rivedere tutto ciò di cui noi siamo convinti, nel senso è molto più pericoloso, molto più probabile morire in incidente stradale mentre vado a comprare le sigarette piuttosto che mentre vado a fare un viaggio. Gli incidenti che avvengono lungo le strade urbane causano quasi la metà dei morti complessivi. Per quanto riguarda per capire, diciamo, quanto valgono questi numeri, li confrontiamo con i morti, con gli omicidi avvenuti in Italia nel 2016. Complessivamente, per rapina, risse, femminicidi, mafia, camorra, criminalità comune e altro, sono stati uccisi 397 individui in Italia. Lo stesso anno, solo i pedoni furono uccisi dalle automobili, furono 570. Complessivamente, i morti in incidenti automobilistici furono 3.283, quindi quasi 10 volte tanto i morti per qualsiasi altro, come dire, arma da fuoco, rapina, droga, eccetera, eccetera. Questa classifica ci fa capire effettivamente l'incidenza negativa dell'auto nelle nostre vite. Queste sono le probabilità di morire che ogni uomo ha. Ogni uomo ha una probabilità su 6 di morire per una malattia cardiaca,
una su 7 per morire di tumore, una su 28 per morire di infarto, una su 85 per morire alla guida di un'auto, incidente stradale, una su 272 di morire in seguito a coinvolgimento in un incidente stradale, una su 632 di morire investito da un'auto mentre sto camminando. In totale, nelle prime 20 cause di morte, diciamo così, c'è anche la probabilità di morire in bici investito da un'auto o di morire in moto investito da un'auto. Quindi 5 probabilità su 20 sono di morire a causa delle automobili. Questo giusto per dare appunto queste incidenze. Nel mondo complessivamente i morti in incidenti automobilistici sono 1.300.000 all'anno, che fanno 3.287 al giorno. Ogni anno muoiono 6.500 bambini in incidenti automobilistici. In Europa i morti sono molti di meno, grazie alle tecnologie, diciamo così, sono 25.300 nel 2017, ovvero 70 morti al giorno. Il 39% di questi morti è pedone, solo il 25% è costituito dai conducenti delle automobili. In totale in Italia, dal 1978 al 2009, sono morti 215.939 italiani e sono rimaste ferite 8.600.000 persone. Ogni anno muoiono in incidente 400.000 giovani. Sono più di 1.000 giovani al giorno sotto i 25 anni. In tutto il mondo gli incidenti che avvengono in città sono il 67% e causano il 55% dei morti. Per quanto riguarda i disabili permanenti e feriti, si calcola che questo numero si aggira tra i 20 e i 50 milioni di persone all'anno, che hanno un costo collettivo di circa 518 miliardi di dollari all'anno. In Europa i feriti sono 135.000 ogni anno, i costi sociali degli incidenti automobilistici in Europa sono 100 miliardi di euro all'anno, considerate che l'Unione Europea ha un budget annuale di 162 miliardi di euro, quindi di poco superiore. Di questi feriti nel 2008 ne morivano 127.000 sempre ogni anno. Per quanto riguarda poi invece le morti indirette, cioè noi fino adesso abbiamo parlato della morte diretta dell'automobile che appunto può uccidere chiunque in qualsiasi momento, anche se cammini su un marciapiede, anche se attraversi la strada, anche se tu non usi l'automobile, comunque puoi essere ucciso da un'auto. Ci sono poi le morti indirette. Andiamo a vedere le morti causate dall'inquinamento atmosferico. Ogni anno in Italia ci sono 91.000 morti per inquinamento, che sono più di quelli dei morti per il fumo, che sono 83.000. Però sappiamo che contro il fumo invece si fanno delle grandi campagne ed è proibito fare pubblicità al fumo, alle sigarette. Mentre in Europa, come dire, muoiono 1.000 persone ogni milione di abitanti, in Italia ne muoiono 1.500 per ogni milione di abitanti, quindi è una media molto alta, cioè nel senso noi superiamo di molto la media europea. In totale le morti in Europa nel 2014 sono state 428.000 a causa del particolato atmosferico, che è lo stesso che veicola il virus Covid-19, 78.000 a causa del biossido di azoto e 14.400 a causa dell'ozono troposferico. Per quanto riguarda appunto le cause, come abbiamo detto, l'automobile causa il 50% delle emissioni di azoto, cioè di biossido di azoto, e il 13% della produzione del particolato. Andando a vedere i morti in Italia, vediamo che 66.600 sono per le polveri sottili, cioè il particolato, 21.000 per il biossido di azoto. Quindi questo significa che il 50% dei morti, siccome il 50% è causato dalla macchina, il 50% dei morti sono causati indirettamente dall'automobile. Si parla di 10.520 morti all'anno. Quelli che muoiono di particolato, a causa del particolato sono 66.600, il 13% di questo fa 8.662. Ciò significa che l'automobile causa indirettamente 19.182 decessi all'anno solo in Italia perché inquina, cioè perché produce particolato atmosferico e biossido di azoto. L'inquinamento però non è soltanto quello delle auto, in realtà noi non abbiamo mai calcolato quanto la produzione poi della benzina, ad esempio, cioè incida sull'inquinamento atmosferico. Secondo alcune ricerche, un terzo dell'anidride carbonica viene prodotta dalle prime 20 aziende multinazionali che estraggono gas e petrolio.
Sempre secondo questa ricerca, il 35% della totalità di anidride carbonica è stata emessa sul pianeta tra il 1965 e il 2017 è imputabile a queste ditte, l'Exxon Mobil, cioè sarebbe la Esso in Italia, la Royal Dutch Shell, la Kuwait, insomma tutte le aziende, anche l'ENI, che producono appunto carburante per le nostre automobili. Un altro tipo di morti che sono addebitabili all'automobile sono i morti per malattie cardiache. Vedremo poi nel dettaglio questa ricerca portata avanti dall'Università di Glasgow, pubblicata sul British Medical Journal, che ha dimostrato come chi va al lavoro in bici, invece di andarci in automobile, ha un rischio inferiore del 52% di morire per problemi di cuore e il 46% di probabilità in meno di sviluppare problemi cardiaci. Cioè significa che se queste persone andassero a lavorare in bicicletta, diciamo che non morirebbero di infarto e non avrebbero, quindi, la possibilità di incappare appunto in malattie cardiache. Ogni anno in Italia muoiono 75.000 persone per infarto, 61.000 per malattie cerebrovascolari e altre 48.000 per altre malattie del cuore. Quindi noi possiamo stimare, visto che in totale fa 184.000, noi stimiamo in 92.000 morti all'anno, morti che potrebbero essere evitate se appunto invece dell'automobile le persone facessero, come dire, dei trasporti ergonomici, nel senso che danno la possibilità al corpo di muoversi e di stare in salute. Questo non è che lo diciamo noi, questo lo dice la World Health Federation, che racchiude tutte le società, associazioni, eccetera, eccetera, che si occupano di malattie cardiache. Il primo consiglio che loro dicono per evitare di morire di infarto è andare al lavoro in bicicletta. Perché appunto, come dimostrano le ricerche, poi vedremo nel dettaglio la ricerca, chi usa l'auto si ammala di problemi cardiaci, a differenza invece di chi usa la bicicletta. Da questo punto di vista anche chi usa i trasporti pubblici ha gli stessi problemi di chi usa l'auto e chi cammina a piedi invece gode della metà dei benefici di chi usa la bicicletta. Quindi noi sommiamo, cioè considerando che il 20% di 17 milioni che muoiono per malattie cardiovascolari sono imputabili all'automobile, in realtà questo dato probabilmente è molto più alto, come abbiamo visto, arriva fino al 50, noi calcoliamo che 3 milioni e 400 mila persone muoiono per problemi cardiaci legati all'eccessivo uso dell'automobile, a cui sommiamo 1 milione e 3 di persone morte in incidente e 1,3 milioni morte ogni anno a causa dell'inquinamento atmosferico. Parliamo di 6 milioni di morti ogni anno imputabili direttamente o indirettamente all'automobile. Non esistono ovviamente altre, come dire, cause di morte che arrivino a queste cifre, nemmeno se sommiamo i morti per il fumo. Vediamo per esempio i morti in Italia. Allora, qui noi abbiamo calcolato 114.000 morti, sommando appunto incidenti, problemi cardiaci causati dall'eccessivo uso dell'auto e problemi di inquinamento, e superano i morti per tumore, che sono, come dire, una delle cause principali di morte delle persone. Inutile che vediamo tutte quante le altre cose, ci limitiamo a dire che sempre secondo la stessa ricerca dell'Università di Glasgow, se le persone usassero la bicicletta invece dell'auto per andare al lavoro, ridurrebbe le possibilità di morire di tumore del 40%. Quindi noi potremmo dire che anche il 40% di questi morti per tumore potrebbero essere evitate se appunto si usasse la bici o si andasse a piedi per spostarsi in città invece di usare l'auto. Quindi se noi sommiamo queste 44.800 vittime, arriviamo alla cifra astronomica di 159.265 morti all'anno solo in Italia per cause dirette o indirette, come dire, causate appunto dall'eccessivo uso dell'automobile. Confrontiamo questi numeri con l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Allora, il totale dei contagiati in Italia al 3 maggio era 210.000, il totale dei veicoli coinvolti in incidenti nel 2018 era 318.000. Gli italiani ricoverati in ospedale al 3 maggio erano 17.000, gli italiani ricoverati per incidenti automobilistici sono ogni anno 240 e passa mila.
I morti in Italia da e per coronavirus al 3 maggio erano 28.000. La stima dei morti che abbiamo fatto causati in maniera diretta o indiretta dall'uso eccessivo dell'auto sono 159.000. I morti in Europa in totale al 3 maggio erano 140.000. Tra morti e feriti gravi, con più di 35 giorni di prognosi, il 90% dei quali morirà, sono 160.000. I contagiati in Campania da Covid sono 4.000, i veicoli coinvolti in incidente sono 18.000. I morti in Campania da e per coronavirus sono 364, i morti in incidente stradale sono 206. Il totale dei morti per coronavirus al 3 maggio era 230.000, i morti, la stima dei morti causati in maniera diretta o indiretta dall'auto è appunto di 6 milioni. E quindi diciamo che da questo punto di vista vediamo che l'incidenza, la prima incidenza negativa è quella proprio sulla vita delle persone. L'automobile causa la morte, il ferimento, la disabilità di numerosissime persone e coinvolge tutte le persone, non, nessuno escluso, anche se io mi rifiuto di prendere la patente, rischio comunque di morire ucciso da un'automobile, mentre attraverso sulle strisce pedonali. Vediamo adesso invece un'incidenza, un'altra incidenza negativa, che è quella appunto riferita allo spazio urbano. Come abbiamo detto, le automobili vengono usate in media 1 ora e mezza al giorno, significa che per 22 ore al giorno devono stare fermi in un posto. Allora, i parcheggi per legge sono 10 metri quadri per i parcheggi a nastro, 11,5 per quelli a pettine, 11 metri quadrati per i parcheggi a spina di pesce. Ogni comune può delimitare, può cambiare gli stalli, li può delimitare, ma non può mai scendere sotto i 7 metri e 57 metri quadrati e 56 per ogni singolo posto auto. Ovviamente non bastano questi 10 metri quadri, perché poi bisogna aggiungere anche lo spazio di manovra, per cui spesso per parcheggiare un'auto c'è bisogno di 25 metri quadrati di spazio pubblico. I box auto, per esempio, hanno una grandezza media di 20 metri quadri. Ora, 25 metri quadri per 400 macchine significa 1 ettaro di spazio pubblico. Ora, noi consideriamo che ogni automobilista pretende di avere 10 metri quadrati di parcheggio sotto casa sua, altri 10 vicino al luogo di lavoro, altri 10 nei pressi della scuola, dei figli, 10 metri quadrati davanti alla palestra, alla parrocchia o il cinema, eccetera, eccetera, e di altri 10 metri quadrati presso il centro commerciale. Quindi ogni auto pretende di avere 50 metri quadri di suolo pubblico a propria disposizione. Ora, Pasquale lo sa bene quanto costa occupare uno spazio pubblico per 22 ore al giorno di 10 metri quadri, no? Si chiama TOSAP. L'unico oggetto che può occupare il suolo pubblico gratuitamente è l'automobile. Si chiama parcheggio gratuito. In realtà, secondo lo studio dell'Università di Los Angeles, uno studio che prendeva in esame la città di Los Angeles dal 1921 fino al 2011, la principale causa del traffico è proprio l'esistenza dei parcheggi gratuiti. Secondo questo studio, nelle ore di punta, fino al 30% delle auto che circolano stanno in realtà cercando un parcheggio, sono già arrivate a destinazione, ma stanno cercando un parcheggio gratuito. E quindi sono loro che congestionano il traffico, addirittura sono alla ricerca di parcheggio gratuito che causa incidenti, perché l'automobilista si distrae per cercare un posto libero e l'Istat dice che la distrazione alla guida è la principale causa di incidente. Quindi i parcheggi gratuiti sono una delle cause principali del traffico e degli incidenti. Ma andiamo a vedere che significano questi metri quadri. Prendiamo per esempio Roma. Nel 2016 c'erano 1.759.000 auto, la stima dei posti auto era 2.600.000. Chiunque a Roma vi dirà che il problema di Roma è la mancanza di parcheggi. Però vediamo che ci sono più posti auto che automobili, quindi non ci dovrebbe essere questo problema. Se noi calcoliamo però che appunto che ogni auto vuole 5 posti, cioè 50 metri quadri, ci vorrebbero in realtà di metri quadri 8.798.000, cioè stiamo parlando di 90.000 chilometri quadrati di parcheggi a fronte della estensione dell'intero comune di Roma che è solo di 1.287 chilometri quadrati. Roma è il comune più esteso d'Italia. Ora, è impossibile quindi che in 1.000 chilometri quadri si possano creare 90.000 chilometri di quadri di parcheggi. Questa è
come dire, una cosa che elementare. Facciamo adesso l'esempio di Benevento. Allora, l'estensione totale del comune di Benevento è di 131 km quadrati. A Benevento si stima la presenza di 38.000 auto, facendo appunto 644 diviso 1000, che, come dire, necessitano diversi luoghi, diciamo, di parcheggio, per cui se ognuno ogni beneventano pretende di avere 6 parcheggi diversi al giorno, ogni automobile dovrebbe avere 6 metri quadrati. Cioè, se noi calcoliamo il lavoro, la chiesa, la palestra, la scuola, il centro commerciale e casa propria, quindi 38.000 automobili per 60 metri quadri significa 2.318 chilometri quadrati, ma la superficie di Benevento è di 131, quindi è impossibile che ci sia parcheggio per tutte le automobili. Ora, soltanto se noi le vogliamo tenere ferme queste automobili, ci servono 380 km quadrati. Questo purtroppo è, come dire, la matematica. Se calcoliamo lo stallo minimo, ci servirebbe 287 km quadrati. Poi consideriamo che le auto hanno come dire, una grandezza di per sé. Se noi facciamo finta che uno non deve aprire lo sportello, diciamo che i SUV, vabbè, hanno 7,8 metri quadrati, le Panda 6 metri quadrati, l'auto più piccola è la Smart, che occupa circa 4,5 metri quadri. Ora, se a Benevento ci fossero 38.000 Smart, solo per tenerle ferme in un solo posto, servirebbero 170 km quadrati più dell'intera superficie comunale. Quindi questo significa, qua vediamo, poi diciamo che significa questo. Qua vediamo Piazza Risorgimento, la parte in giallo è la parte dedicata alle automobili, la parte in rosso è la parte dedicata alle attività umane, la parte in verde è il verde pubblico, questa è la villa comunale, ad esempio. Notiamo che qui ci sono delle scuole che oltre a degli uffici, c'è l'ASL, eccetera, eccetera, che ogni giorno, come dire, fanno entrare all'interno di questi edifici migliaia di persone. Cioè, qui parliamo, c'è anche il terminale dei bus, quindi qui almeno 5-6 mila persone ogni giorno si recano in questo luogo, ma non hanno spazio, perché tutto lo spazio è occupato dalle automobili. Chiunque di voi si può fare un giro il lunedì, martedì mattina, ovviamente quando finirà questa storia, no? Cioè, facendosi un giro ci si rende conto che lo spazio per queste 5.000-6.000 persone che ogni giorno vanno là si riduce al minimo indispensabile. Le auto qui sono parcheggiate ovunque, da tutte le parti, anche perfino sui marciapiedi, perfino sulle rampe dei disabili, per cui, appunto, come possiamo vedere, l'automobile occupa il maggiore spazio urbano. La pretesa che tutti usino l'automobile, che tutti trovino parcheggio, è quindi una utopia irrealizzabile. Per via delle leggi della fisica non ci sarà mai lo spazio sufficiente per garantire 5 posti auto ad ogni automobile presente in un comune. Cioè, in base alle leggi della fisica, se vogliamo risolvere il problema, l'unica soluzione è ridurre il numero di automobili. Molto semplice. Cioè, non ci entrano tutte queste auto nel territorio di un comune, quindi dobbiamo fare, come dire, dobbiamo prendere atto. Qualcuno dice che bisogna costruire parcheggi sopraelevati. Ne abbiamo costruiti due a Benevento, vi ricordo, e tutte e due le volte il comune è andato in dissesto, sia per costruire il mega parcheggio di Vede e Pomerio, sia per costruire il mega parcheggio vicino alle Poste. Entrambi sono ovviamente sottostimati, quello delle Poste in realtà non ha mai funzionato. Per quanto riguarda un altro aspetto negativo dell'automobile, è che l'automobile danneggia il commercio al dettaglio e invece favorisce la grande distribuzione. Molti studi hanno dimostrato che se noi sostituiamo un posto auto con 6 posti bici, ovviamente in presenza di infrastrutture ciclabili, le entrate di un negozio si moltiplicano automaticamente per 4. La costruzione della pista ciclabile a New York determinò un aumento del guadagno dei commercianti che si trovavano lungo la pista del 49%. Qui vediamo lo studio di Portland.
Quelle in nero sono le automobili. Come potete vedere, le automobili spendono tantissimo nei supermercati. Per quanto riguarda i ristoranti, i convenience store, cioè il negozio al dettaglio, i negozi dove si beve, dove si vende qualcosa, diciamo, tipo bar, eccetera, eccetera, no? Vediamo che le bike, cioè le biciclette che sono in rosso, superano sempre le automobili, tranne che nel grande centro commerciale. Quindi, se i commercianti di Benevento si lamentano che come dire, non ci sono, c'è cioè la crisi del commercio, devono chiedere la costruzione di piste ciclabili davanti il loro negozio. Solo in questo modo vedranno moltiplicarsi i loro guadagni. Vediamo un altro studio di New York, Manhattan. In assoluto, chi arriva in bicicletta nel quartiere spende di più di qualsiasi altra persona. Cioè le persone che entrano in un negozio, come dire, sono la maggior parte ciclisti. Quindi chi usa la bici spende di più di chi cammina, di chi va in taxi e ovviamente di chi usa l'automobile. Vedete, chi usa la bici spende in media 20 dollari in più di chi usa l'automobile. Molto interessante lo studio fatto a Melbourne in Australia, dove praticamente hanno sostituito un posto auto con sei posti bici e hanno scoperto che un'auto in un'ora spende 27 dollari, in un'ora di parcheggio spende 27 dollari nei negozi che si trovano in quella zona. Ma sei biciclette, spendendo 16 dollari l'una, arrivano a spendere 97 dollari per ogni ora di parcheggio. Questo significa che 97 appunto è molto superiore rispetto a 27. Quindi sostituire un posto auto con sei posti bici a Melbourne ha significato quadruplicare gli introiti dei negozi. Ora vediamo un'altra negatività, cioè la negatività dal punto di vista dell'economia. Quanto costano le strade? Una strada costa in media 10 milioni di euro a chilometro. Le nostre strade valgono più o meno 5.000 miliardi di euro. Per fare manutenzione, secondo l'ARF, dovremmo spendere 59 miliardi di euro all'anno. Si arrivano a spendere 78.000 euro a metro lineare. Per il raddoppio della Telesina, che noi sappiamo, lo Stato arriverà a spendere 18.400 euro per ogni singolo metro. Quindi, se vi servono, come dire, 18.000 euro per fare un bel progetto, chiedete di fare un metro di telesine in meno e come dire, no? E si farà. Questo è giusto per far capire appunto le cose, ovviamente sono battute. Per quanto riguarda, diciamo, appunto la manutenzione, come va detto, si parla di 58, quasi 59 miliardi di euro all'anno. Quanto è stato costruito? Cioè, quando noi abbiamo speso i soldi come collettività per costruire il patrimonio statale italiano, abbiamo speso tutti questi soldi che ammortizzati cioè all'anno dal 50 al 2017 fanno 74,6 miliardi di euro all'anno. Secondo la Citeb, poi, come dire, il patrimonio statale italiano avrebbe bisogno di una manutenzione straordinaria che dovrebbe costare intorno ai 40 miliardi di euro. Poi ci sono i costi dei disabili permanenti e dei feriti gravi negli incidenti stradali. Ogni volta che c'è un incidente, ogni ferito costa 168 euro più 26 euro di ambulanza. Se il ricovero è inferiore ai 7 giorni costa 2.516 euro. Se tra 7 e 15 giorni 4.952 euro. Se supera i 15 giorni arriviamo a 10.000 euro per ogni singolo paziente. Considerate che i pazienti che superano i 15 giorni sono 17.000 ogni anno. E poi ci sono i costi di riabilitazione che vanno da 74 a 222 euro sempre per singolo paziente. A questo dobbiamo aggiungere i costi di invalidità permanente, cioè l'assegno che poi viene dato per tutta la vita a questa persona ferita in incidente automobilistico. Se uno non si è fatto molto male e ha un'invalidità del 20%, gli si riconosce una cifra che varia dai 100.000 ai 64.000 euro in base all'età, che vale poi già per tutta la vita. Secondo una ricerca fatta nel 2012, come dire, ogni decesso, ogni morte costa alla collettività circa 733.000 euro, ogni disabile permanente costa 51.000 euro e ogni ferito lieve con soli 3 giorni costa 433 euro di perdita di produttività futura.
cioè questi sono costi collettivi che incidono sul PL, sul prodotto interno lordo nazionale, no? Cioè, nel senso, queste persone poi non saranno in grado di lavorare, ovviamente, e quindi la mancata, come dire, produzione provoca appunto questo costo di riduzione del PIL. Nel 2008, secondo la ricerca fatta dalla Adesso LAT, sì. vogliamo vedere un po' di commenti, sono arrivati nel frattempo perché hai dato già dei segnali straordinari e dei numeri importantissimi. Sì. Molti stanno interagendo mentre tu parli, c'è un sacco di Sì. commenti Sì. arrivando. Ti va di vedere un po' insieme qualcosa, qualche domanda, così magari vediamo. Sì, sentiamo le domande, sì. Allora, c'è una proposta che so che tu ti sei occupato molto del costo dei ribaldi. Domenico Matrangolo scrive una cosa che vorrei capire un po' il tuo pensiero. Dice: fuori di dubbio la positività dell'uso della bici in città. Bisognerebbe regolamentare l'uso nel centro storico, specie lungo il costo dei ribaldi, con per esempio delle corsie centrali destinate al transito cauto delle bici, mentre i pedoni potrebbero passeggiare sui lati abbastanza larghi. Ciò potrebbe essere utile anche per i commercianti che tanto si lamentano della desertificazione come se dipendesse solo dalla chiusura del corso. Ora è chiaro che tu hai dato già delle indicazioni chiare, tutti sappiamo, cioè, sappiamo, ma è bene mettere al centro. Il dettaglio richiede molto più lentezza, mentre magari la grande distribuzione ha bisogno delle macchine. Quindi il commerciante al dettaglio, che è tipico del corso del centro storico, ha bisogno di pedoni e non di macchine. Questo ce l'hai spiegato bene. Però Certo, cosa ne sì. pensi di questa riflessione di Domenico rispetto a come andrebbe organizzato un centro storico per la bici e un centro storico come quello di Benevento, che ha salite e discese, se non è proprio pianeggiante? Ci sei? Alessio? Guarda, Ok, adesso questo in realtà fa capire i l'abbiamo dati perso. regionali. Scusa, ti abbiamo perso per un po'. Sì. Adesso No, sei tornato. Sì. Domenico, allora, ripeto, quello che propone, non mi ricordo il nome, Matrangolo. è Domenico, in pratica si chiama percorso promiscuo, cioè percorso promiscuo può essere nelle aree pedonali e sui marciapiedi. Questo percorso promiscuo può essere delimitato da una linea che divide appunto sia il marciapiede che l'area pedonale in due parti. Nel corso Garibaldi, diciamo che questa delimitazione darebbe un po' fastidio. Basterebbe rispettare il limite di 10 km all'ora per risolvere questo problema. Poi, come dire, ovviamente sta alla capacità di chi guida la bici di saper, come dire, rallentare quando uno arriva in un'area affollata. Cioè, nel senso, noi abbiamo sempre proposto che le bici devono passare lungo il corso, soprattutto dal lunedì al venerdì, quando sono aperti i negozi, no? E magari si può chiudere il corso il sabato sera, la domenica sera, quando effettivamente è affollato. Cioè, nel Ok, quindi la senso, regolamentazione dei la tempi. regolamentazione in questo senso, sì. Andrebbe, noi la nostra proposta che facemmo a sindaco all'epoca era quella di limitare il divieto dalle 18 alle 24, il sabato, la domenica, festivi e prefestivi, e consentire ai ciclisti di andare il giorno a comprarsi una cosa. Cioè, in sostanza, è, come dire, anzi, tra l'altro, Regolamentazione temporale, non sì. spaziale. Questo Questo, è ma questo vale, può interessante. valere anche per tutti quanti, per esempio i marciapiedi, che so, le aree un po' più grandi, le aree pedonali un po' più grandi, penso alla Spina Verde, per esempio, no? Cioè, il percorso promiscuo è quello che facilita di più il commercio, nel senso, un percorso in cui ciclisti e pedoni si incrociano, passano, ovviamente rispettandosi l'uno con l'altro. Chiara invece ti chiede perché ci sono più auto a Benevento che nel resto della Campania. Cioè cosa abbiamo a Benevento che porta questa proporzione maggiore? È perché i trasporti pubblici sono, come dire, scadenti, perché c'è una, come dire, una politica fatta da chi ci governa che è finalizzata a esaltare l'automobile, nel senso che se io ti faccio i parcheggi gratis a Piazza Castello riducendo l'area pedonale, incentivo l'uso dell'auto. Se io ti faccio le multe e ti sequestro le biciclette, come dire, se tu ti compri la bici è normale che, Una no? risposta politica, diciamo, come Sì, se è fosse. politico, è chiaro, perché io devo. Allora, nelle altre nazioni, nelle altre città, per esempio a Milano è una delle città con il più basso indice di motorizzazione, eppure è una città enorme. Perché? Perché i mezzi pubblici funzionano, la bici è incentivata e quindi io non ho bisogno di prendere l'auto. In molte città d'Europa, il messaggio è l'automobile privata non ha più senso di esistere. Cioè,
nelle città europee ci si sposta con auto a noleggio quando se proprio veramente devi prendere l'auto, cioè il possesso dell'auto oramai è stato superato. Francesca chiede di attivare una raccolta firme per una pista ciclabile di tutta la città. Ti chiedo, poi lascio la parola a Marcello se vuole fare intervento, Pasquale. Allora, No, solo una domanda volevo farti. sì. Benevento è una città media, non è una città grande, non è Milano e non è pianeggiante. Ti chiedo, qual è il modello di città media non pianeggiante rispetto all'uso della bicicletta che tu hai in mente quando pensi ad una mobilità sostenibile per questa città, insomma, dove che sei Ma esperto? guarda, anticipiamo diciamo, la fase finale. Io penso che la soluzione per Benevento siano le cosiddette zone 30, cioè zone in cui il limite sia di 30 km all'ora, in cui ci siano dei rallentatori per le automobili, cioè delle cosiddette isole, diciamo, no, dove si attraversa molto larghe, perché nella zona 30 all'ora si facilita la bicicletta e che la bicicletta va 20-25 all'ora. Il pedone, perché il pedone chiaramente, cioè il discorso è se io vengo investito da un'auto che va a 30 all'ore, ho il 3% di probabilità di morire. Se invece mi investe come dire, a una velocità superiore, le probabilità aumentano. Per questo io farei all'inizio, diciamo proprio come prima cosa, istituzione di zone 30, con riduzione forte della velocità delle automobili e poi ci sarebbe anche il caso di, come dire, di prendere i singoli quartieri, perché come abbiamo detto ci si sposta all'interno dei quartieri. Per cui la pista ciclabile che diceva Francesca, mo, non mi ricordo, cioè Francesco, la pista ciclabile unica per tutta la città. allora queste andrebbero fatte delle piste ciclabili per quartiere che vanno poi a raccordarsi grazie a Corso Garibaldi. Il Corso Garibaldi dovrebbe essere l'anello di congiunzione tra queste diverse piste ciclabili. Una pista ciclabile nella Rione Libertà, Rione Libertà, grosso modo, è pianeggiante. Una pista Pianeggiante, ciclabile nella Rione d'accordo, Ferrovia, certo. Rione Ferrovia è tutto pianeggiante. Il problema qual è? È che appunto tu per passare da questi quartieri poi alla zona alta devi salire. Allora, il Corso Garibaldi è quello che ha la pendenza più bassa rispetto a Via del Pomerio e Viale dei Rettori. È la strada più sicura per i ciclisti, per cui andrebbero fatte queste, ma piccolissimi interventi. Io poi le scrivo nel dettaglio, no? Ci sono le corsie ciclabili oppure le strade a prevalenza bici. Però, ripeto, facendo zone 30 in tutti i quartieri, tu già È un ottieni incentivo più molto. forte. Ottieni subito istantaneamente una riduzione della velocità delle auto, aumenta il senso di sicurezza dei cittadini e i genitori si trovano a passeggiare più non solo in mezzo al corso, ma anche nel proprio quartiere. Perché diciamoci la verità, la gente che affolla il Corso Garibaldi dimostra che le persone hanno bisogno di spazio urbano. Cioè, se si desse la possibilità agli abitanti di Rione Ferrovia di passeggiare liberamente sul viale Principe di Napoli, loro andrebbero a camminare lì, non andrebbero in mezzo al corso. La stessa cosa vale per il Rione Libertà. Se noi pedonalizziamo e creiamo dei servizi all'interno del rione, negozietti, bancarelle, eccetera, eccetera, per far vivere la socialità, no? A Sì. quel punto, si crea automaticamente una zona, diciamo, sociale in cui ciclisti, bambini, famiglie affollano quella zona e dove c'è gente nascono le attività commerciali. È una cosa, come dire, logica, nel senso che io porto il caso di Oslo, dove c'è stata la pedonalizzazione totale della città e sono fiorite le attività commerciali nel giro di pochi mesi, sono nate nuove attività, dove prima non c'erano, perché più gente in mezzo alla strada significa più commercio al dettaglio. Sì. Ok, ci sono altre domande, ma non so se Marcello Stefanucci vuole intervenire, il famoso attivista della vicenda della Lipu, grazie per esserci. Sì. Innanzitutto faccio i complimenti ad Alessio Fragnito per il densissimo dossier di 57 pagine che ha composto, insomma, raccogliendo dati importantissimi. E anzi, con diciamo, una parte di questi dati si potrebbe attivare proprio una campagna per la salute a favore della bicicletta, perché da come risulta dallo studio che ha fatto lui, voglio dire, è come diciamo, l'utilizzo della bicicletta favorisce e allontana una certa, un po' di malattie cardiovascolari, come ha detto, ma anche polmonari, eccetera. Quindi, insomma, questa cosa dovrebbe
questo, diciamo, queste informazioni dovrebbero far parte di un'azione che le amministrazioni, non solo a livello nazionale, ma anche a livello locale, dovrebbero far partire nelle scuole, perché il problema, secondo me, di Benevento è un problema culturale. Perché se noi vediamo, ad esempio, davanti alle scuole, quanto assembramento di macchine ci sono durante le ore diciamo, di apertura della scuola e di chiusura, è impressionante quanto inquinamento procurano. Io, diciamo, in questo ho l'esperienza quando mio figlio ha fatto, prima di trasferirsi in Ungheria, ha fatto il primo anno di scuola a San Filippo, ma se voi andate la mattina a San Filippo è qualcosa di impressionante nella zona del centro storico, tra l'altro vicino dove abita proprio Alessio. Quindi, io a un certo punto, anche io, voglio dire, venendo dalla zona alta, perché poi anche questo è un altro problema, perché le scuole dovrebbero servire gli abitanti del quartiere. A mio figlio io l'avevo iscritto alla San Giangelo a Sasso, quindi dove lo potevo accompagnare a piedi, mentre sono stato costretto a riscriverlo al San Filippo perché i posti per il turno prolungato erano finiti perché si erano ridotte le sezioni per via del famoso problema della mensa, si erano ridotte le sezioni da 2 a 1. Quindi i ragazzi che si erano iscritti nel secondo momento, che erano in soprannumero, sono stati dirottati sull'altro quartiere. Quindi anche questo discorso va fatto delle scuole che devono servire i quartieri. Comunque, voglio dire, ci siamo trovati comunque bene, per quanto riguarda le insegnanti, i dirigenti e quant'altro, diciamo, giù a San Filippo. Però io ricordo che comunque con la macchina ci dovevo arrivare la mattina. Però rifiutavo di andare, dopo le prime volte, rifiutavo di parcheggiare di fronte, e allora parcheggiavo alle spalle dei viatori della catena, alle spalle dei palazzi di viatore della catena, dove c'è quel parcheggio grande nei pressi di quel parco vicino del Sì, Boulevard, lungo fiume Sabato, insomma, alle spalle praticamente Santa e Maria. accompagnavo a piedi il bambino, però mi rendevo conto che praticamente nel budello tra il Teatro Romano e San Filippo praticamente era un tunnel di gas. Io al bambino Bravo, gli una camera a gas, è davanti vero, alla sì, porta. è vero. Allora, Sara propone una cosa, Marcello, che penso vada in ordine di quello che tu ci stai dicendo. E infatti io l'ho vista a Bologna ed è molto interessante, che è una aprire delle ciclo-officine, in cui offrire educazione al mezzo, offrire supporto per la riparazione delle vecchie bici e suggerire i percorsi. Quindi l'idea che appunto dicevi tu prima è trovare anche dei luoghi che faccia educazione al mezzo, perché è evidente che noi davanti alle scuole non abbiamo, proprio per piazza di Sorgimento si potrebbe tranquillamente avere una rastrelliera per le biciclette, non c'è, no? Per intenderci, non c'è proprio il pensiero che si possa arrivare in bicicletta a scuola, quando in realtà quello è un luogo dove sarebbe molto facile, diciamo, raggiungere con una bici. Lei dice: potremmo fare qualcosa del genere anche, diciamo, motivando in questo modo l'educazione. Insomma, questa riparazione delle biciclette può essere accattivante. Che ne pensi, Alessio? Sì, no, questo ci sta nel, diciamo, uno spoiler, nel senso che la ciclofficina è uno dei servizi essenziali che vanno messi. Nel senso, se noi vogliamo incentivare, come dire, no, l'uso della bici, bisogna creare infrastrutture e dare servizi, perché altrimenti la cosa principale è dare il senso di sicurezza a chi usa la bici. Cioè, se noi non diamo il senso di sicurezza a chi usa la bici, è inutile che noi costruiamo le cose. Perché in Italia c'è stato un aumento delle piste ciclabili, un aumento del bike sharing, ma comunque non sono aumentati i ciclisti, nel senso Esatto. solamente il 3,6% degli italiani si sposta in bicicletta. Perché? Perché lo trova pericoloso. Cioè, hanno fatto delle ricerche alle università in Toscana e in Sardegna e hanno visto che la prima causa del fatto che la gente non pedala, perché il 60% degli italiani non pedala mai, non usa mai la bicicletta, anche se ce l'ha a casa, è che lo trova pericoloso, nel senso non ci sono spazi, non ci sono luoghi dove pedalare in sicurezza, perché, e su questo io poi anticipo appunto quello che il documento,
ci sono tre tipologie di ciclisti urbani. Ci sono i ciclisti esperti, quelli di media esperienza e quelli cosiddetti inesperti, che sono i più esigenti. Cioè la signora che vorrebbe prendere la bici è comunque incerta, non va sicura, insomma, ha bisogno di stare in sede propria, cioè nel senso ha bisogno di una pista ciclabile protetta dalle automobili. Solo facendo le piste ciclabili protette dalle automobili si incentiva fortemente l'uso della bicicletta. Gli interventi sono urbanistici, diciamo, sono decorativi, sì, non sì. Hanno a che vedere con grandi infrastrutture. Questo è il concetto. No, bisogna mettere un cordolo, cioè nel senso, allora la aspetta, se lo sentivo poco. No, adesso ti abbiamo perso. Alessio, ti abbiamo perso. Non so se solo io. No, penso che nessuno sente Alessio, vero? No, tutti. Non lo semplice, tra corsia e pista. Allora, io prendo il viale Mellusi e ci dico... Alessio, c'è un problema di linea. A tratti. No. Ci siete? Adesso sì. Mi sentite? Adesso mi sentite? Sì. Ok, no, dicevo, il fatto, allora, esistono due tipologie di, anzi, io a questo punto, se permettete, farei un attimo... Riesci in 10 minuti a chiudere il documento e poi... Sì, andiamo direttamente alla sì. Parte, diciamo, che ci interessa a noi, cioè, quelle, a dire la verità, un po' tutto interessante. Allora, no, straordinariamente molto interessanti, ringraziamo. No, dicevamo, voglio dirvi soltanto questo, che appunto lo studio di Glasgow prendeva 263.000 lavoratori, quindi su 263.000 lavoratori sopra i 53 anni hanno scoperto che l'uso della bici riduce le possibilità di morire di infarto e di morire di tumore. Quindi non è una cosa fatta su 10 persone, giusto per far capire. Chi usa la bici, tra l'altro, vive in più degli altri. Cioè, chi usa la bici vive da 4 a 5 anni in più di chi non usa la bici, secondo uno studio danese, 8 anni in più rispetto agli altri sportivi se sei un ciclista. Questi sono tutti quanti i benefici che fa la bicicletta al cuore, perché diciamo chi usa la bici poi arriva a godere di quella che si chiama bradicardia, quindi riduce le probabilità di morire di infarto praticamente a zero. Ecco qua, allora, arriviamo alla fase di Benevento. Allora, queste sono le cause di criminalizzazione. Allora, un momento, un po' di pazienza. Ecco qua. Anzi, no, vi faccio vedere questo. Ovviamente questo documento poi troverò un modo di presentarlo ancora altre volte, se siete d'accordo adesso, perché è molto importante ed è evidente che oltre il modello online sarà anche importante vederci. Appena sì, certo, quanto prima possibile, chiaramente, voglio dire, io avrei tanto voluto consegnare a mano questo documento a tutti i partecipanti. Certo. Non so se la riuscite a vedere questa slide, la vedete? Sì, sono urbani in cui le mie circolazioni sia di 30? Sì, esattamente. Allora, questa è una delle soluzioni, cioè, come ho detto prima, no, bisogna innanzitutto costruire queste strade, queste zone 30, no? Ma manco costruire, basta mettere dei rallentatori, basta mettere il limite, insomma, dissuasori, certo. Abbiamo fatto. Poi abbiamo un'altra cosa che favorisce la ciclabilità, è il controsenso, cioè all'interno delle zone 30 alle bici deve essere data la possibilità di circolare anche in controsenso. Perché questo rende dà al ciclista la possibilità di trovare dei tragitti più rapidi e veloci, perché la bici deve essere più efficiente della macchina se noi vogliamo che la gente la prenda. Poi c'è appunto quello che diceva Domenico, no? La condivisione di spazi pedonali, laddove il marciapiede è superiore a 2 metri, si prende una banalissima striscia di divisione orizzontale e si risolve il problema. Poi abbiamo l'eliminazione progressiva dei posti auto, questo favorisce molto l'uso della bici, e soprattutto bisogna iniziare a multare chi parcheggia in doppia fila, perché sennò altrimenti non si risolve il problema. Poi ci sono degli interventi più strutturati, cioè il collegamento tra le piste ciclabili, quella di Pantano, che è una pista turistica tra l'altro, bisogna cercare di collegarla alla stazione centrale, già c'è un progetto su questo.
Bisogna ripristinare anche la ciclabile di Acqua Fredda, che anche quella fa parte dell'itinerario ciclabile europeo Aerovelo 5. Io propongo la realizzazione di una corsia ciclabile lungo il Viale Mellusi. Bisogna alternare corsia a bordo strada, quindi togliendo i posti auto, e si alterna questa corsia a bordo strada alla corsia sul marciapiede, laddove appunto esistono per esempio dei bar, delle attività, tu vai sulla strada, dove invece non ci sono delle attività dei bar che occupano il marciapiede, puoi andare a condividere lo spazio appunto con i pedoni. E poi ci sono queste due cose molto semplici da realizzare in realtà, che sono un percorso ciclabile ad anello a Rione Libertà e uno ad anello a Rione Ferrovia. Ora, per quanto riguarda come realizzare queste ciclabili, queste sono le diverse tipologie, spero che le vedete, le diverse tipologie di infrastrutture ciclabili. Abbiamo la migliore, è la strada a prevalenza delle bici, significa che la strada deve essere larga non molto, impedire alle automobili di superare le biciclette, cioè far sì che le automobili vadano alla stessa velocità delle bici. Questa cosa già funziona in Germania, si chiamano Fahrradstrasse, nel resto del mondo si chiamano bike lane. Poi c'è la pista ciclabile in sede propria, quella che è indispensabile per far sì che la gente prenda la bici, cioè i cosiddetti esigenti, quelli di media esperienza, la signora che deve andare a fare la spesa deve avere la pista ciclabile separata anche solo da un cordolo dalla strada. Poi c'è la corsia ciclabile, che è quella che ha proposto il governo adesso, cioè ogni città prende una linea verticale, traccia questa linea verticale e una parte della carreggiata viene destinata al percorso delle bici. Il problema è che poi basta un'automobile parcheggiata, su questa corsia, che la corsia non esiste più. Perciò sarebbe meglio averla in sede propria. Poi c'è il percorso ciclabile, che può essere fatto utilizzando dei giardini, penso pure a piano morra, eccetera, eccetera. Cioè percorsi ciclabili dove non c'è bisogno di nessuna spesa, si prende anche una strada sterrata, per esempio, la maggior parte di questi percorsi sono sterrati dentro i parchi, perché quando uno prende la bici, la prende anche per stare un po' meglio in salute, quindi i ciclisti sarebbero molto più, propensi a passare dentro la villa comunale, per dire, rispetto a camminare, ad andare sul marciapiede del Viale Atlantici. E poi c'è il percorso promiscuo, di cui parlavo Domenico, le aree pedonali e i marciapiedi, che sono, le strutture, più facili, no? Nel senso che appunto ci sono molti marciapiedi brevemente che sono ampi, sono molto larghi e quindi consentono tranquillamente. Considerate che l'area pedonale di Corso Garibaldi è 12 metri, quindi ci vanno 4 corsie ciclabili, Prendete la parola, Pasquale, volevo dirti una cosa a caldo, ascoltando queste proposte finali. C'è l'immagino in una griglia temporale, no? C'è un discorso di quello che si può fare subito, tipo immagino le zone 30, altre cose richiederanno un grande sforzo culturale, ad esempio la riduzione dei posti auto, immagino quanto possa essere osteggiata culturalmente, immagino il periodo invernale, una famiglia che ha magari la difficoltà di portare i bambini, però la condizione che penso che possa essere un corto virtuoso, un circuito virtuoso, è la condizione praticamente di immaginare che ci sia un processo di educazione alla bici che parte da alcune zone 30, dalla pista ciclabile che attualmente abbiamo abbandonato lì a Pantano, Acqua Fredda, alle zone dei pianeggianti già esistenti, Rione Ferrovia, Rione Libertà, dove la bicicletta davvero è immediatamente disponibile, al discorso di Corso Garibaldi. Immagino che tutte queste due proposte andrebbero messe in una temporalità, cioè vuol dire il primo anno cosa facciamo, il secondo anno, cioè in che modo arrivare alla proposta definitiva di una città amica della bicicletta, partendo da una città nemica della bicicletta, di questo stiamo parlando. Cioè. Sì, quindi... hai perfettamente ragione, nel senso che il problema principale di Benevento sono tre. Primo si chiama Clemente Mastella, secondo si chiama Bosco Fioravanti e terzo si chiama divieto di transito sul corso. Queste però che sono contingenze molto più recenti. Storicamente. No, però scusa, ti dico una cosa. Allora, Benevento in Italia risulta essere tredicesima come ciclabilità, cioè a Benevento risultano essere più piste ciclabili per abitante rispetto a Bolzano.
Cioè Bolzano il 25% della gente usa la bici per andare al lavoro, a Benevento siamo lo 0,1%. Cioè, e considera che di solito la più grande difficoltà, il più grande ostacolo è la mancanza di infrastrutture ciclabili, che invece a Benevento ci sono. Quindi l'unico problema è stata la criminalizzazione fatta dal sindaco, che rincorreva i ciclisti, gli gridava addosso, la criminalizzazione fatta da tutte le forze dell'ordine. Per cui secondo me, a livello temporale, la prima cosa da fare è fare un manifesto pubblico in cui tutte le istituzioni, polizia, carabinieri, guardie di finanza, comune, provincia, dicono: prendete la bici perché la bici fa bene non solo alla vostra salute, ma anche alla nostra salute. Certo. Perché questo è il dato fondamentale. Cioè, per ogni chilometro percorso in bicicletta, la collettività riceve 16 centesimi di benefici. Per ogni chilometro percorso in auto, la collettività subisce un danno di circa 50 centesimi. Cioè, sono le famose diseconomie esterne che si calcolano in economia politica e che di fatto in questo momento sono così lapalissiane che andrebbero solo difese. Quindi, progetto che però per questo incentivo richiederebbe, lo diceva prima Francesca Gerardo, bisogna forse venendoci con un manifesto sulla bicicletta da Civico 22, cioè deve venire fuori una posizione molto forte. Intendevo dire che però è chiaro che queste cose richiedono una temporalità, perché se partissi oggi dalla riduzione dei posti auto senza avere ancora le biciclette in giro, capisco che potrei avere tante avversità all'idea. L'idea no, deve essere questo... incentivo della bici, incentivo dell'uso della bici corretto nelle condizioni che oggi viviamo, migliorando diciamo le posizioni che oggi abbiamo, per poi arrivare ad una riduzione dei posti auto in futuro, perché a quel punto avremo meno auto e più biciclette. Allora il discorso è per all'inizio, invece di ridurre i posti auto, andrebbero razionalizzati, nel senso, invece del parcheggio in linea si può mettere il parcheggio a pettine, per cui tu con lo stesso numero di auto riduci però lo spazio, riduce la carreggiata, quindi ottieni una riduzione della velocità delle auto, alle Meluse e Bellatlantici, e aumenti invece lo spazio a disposizione della pista ciclabile e dei pedoni. E quindi si tratta semplicemente di razionalizzare all'inizio. Però appunto, secondo me, per incentivare realmente l'uso della bici, bisogna far sì che chi usa la bici reputi l'uso della bici più efficace, economico ed efficiente in termini di spostamento. Io vi dico, durante le prime manifestazioni contro il divieto, no, un commerciante mi disse: io ho un negozio all'inizio del corso e un negozio alla fine, se uso la bici ci metto 10 secondi, 15 secondi, se ci vado a piedi, se mi devo portare la bici a mano, non mi conviene. Dobbiamo rendere la bici competitiva rispetto alle fili. Competitiva rispetto all'auto. Perciò i controsensi devono essere fatti, come dire, bisogna passare in mezzo a corso, bisogna rendere la bici più competitiva rispetto all'auto. A Copenaghen la gente prende la bici perché è più veloce rispetto alla macchina. A New York la stessa cosa. Accompagniamo i bambini a scuola, all'asilo, poi hanno rubato. Un bruttissimo... Ma questo è un altro problema per cui la gente non prende la bici. Bicicletta elettrica. Purtroppo. Questo è una delle cause principali. Nel senso, mi sembra tipo il 65% degli italiani reputa il furto della bici un problema. Perché mancano i parcheggi. Questa è un'altra cosa che va fatta. Vanno fatti i parcheggi per le bici, le rastrelliere con il blocco, la possibilità di bloccare, le rastelliere fatte bene, non quelle cose fatte così. Sicurezza anche in questo senso è importantissimo. Bisogna garantire i servizi, i servizi sono appunto il parcheggio per la bici, la ciclofficina di cui parlava Francesca, l'educazione, le iniziative, il caffè, il luogo di socializzazione, il noleggio, il posto, dove appunto... Una cultura della bici, non basta soltanto fare una pista, insomma. Sì, no, perché si è visto, Pasquale... le piste le abbiamo fatte a Benevento, ma la gente non le prende, non le usa. Non è questo risolto. Pasquale Basile, cosa ci dici? Ma io innanzitutto ringrazio Alessio per il lavoro dettagliato e importante, insomma, che è stato fatto in questo ultimo periodo di lockdown. So che Alessio si è impegnato molto in quest'ultimo periodo, insomma, nello scrivere il dossier. Sarebbe interessante, mi dicono anche dalla segreteria di Civico, se riuscire ad avere le slide in modo tale da poter condividere dalla pagina, insomma, da averle anche come documenti di Civico 22. Io vorrei ripetere quello che è stato, insomma, già detto
da tutti, credo e condivido che al di là dell'intervento sulle infrastrutture in città sia necessario un intervento appunto di natura culturale e appunto rispetto alla messa in discussione e al cambiamento dei propri stili di vita. Credo che quello che è successo con il Covid oggi imponga un po' a tutti una riflessione sul mettere in discussione a 360 gradi i propri stili di vita, anche appunto rispetto ai cambiamenti climatici, rispetto alla presenza e come l'uomo appunto vive il proprio spazio circostante. Quindi mettere anche diciamo in discussione quello che è un sistema economico probabilmente troppo centrato al soddisfacimento dei profitti e non appunto sul bisogno e le esigenze delle persone. Quindi probabilmente dovremmo usufruire di quell'emergenza per mettere in discussione gli stili di vita. Credo, come diceva giustamente Alessio, che proprio per intervenire anche sul, diciamo, sull'aspetto culturale della città dei Beneventani, favorendo appunto una città che si diventi amica della bicicletta, sia necessario il luogo che le istituzioni in primo luogo promuovino una cultura della bicicletta. È impensabile, credo, cioè è molto difficile riuscire a costruire appunto ad avere la città una città amica della bicicletta quando appunto abbiamo un'amministrazione che invece è uno dei primi soggetti nemici della bicicletta. Credo che in questo modo sia molto appunto difficile riuscire ad intervenire rispetto agli stili di vita, alla cultura. Sicuramente ha ragione Angelo nel dire che è un problema pregresso, però certo avere delle istituzioni amiche rispetto all'utilizzo diciamo della bicicletta, rispetto a stili di vita sani, nel promuovere stili di vita sani appunto sarebbe sicuramente un passo in avanti. Dobbiamo purtroppo prendere atto che negli ultimi anni abbiamo avuto da questo punto di vista una regressione. Quindi paradossalmente viviamo la condizione di chi invece promuove degli stili di vita sani come l'utilizzo della bicicletta e quindi andrebbe diciamo promosso come eletto come stile di vita diciamo migliore da perseguire, anzi oggi viene criminalizzato e un po' perseguitato, e quindi è un po' paradossale insomma questa la condizione che oggi viviamo in città. Quindi dovremmo partire dall'avere un'amministrazione amica delle biciclette, amica degli stili di vita e fare in modo insomma che questa cultura si diffonda. Un segnale in questo senso, un segnale che ci dovrebbe far riflettere su una cultura invece diciamo diffusa in città, ad esempio è stato l'appello, non so se avete visto nel periodo del lockdown, no? Rispetto al commercio locale, quando invece si chiedeva una riapertura al traffico delle automobili per incentivare il commercio locale nel centro storico. Invece appunto un segnale del genere dovrebbe essere appunto proprio farci riflettere su quella che è la cultura insomma diffusa rispetto all'utilizzo della bicicletta, quindi a che stato siamo in città. Io credo che l'incontro di oggi sia importante, un passo diciamo in avanti fondamentale per i laboratori di Civico 22, ma credo che dovremmo rincontrarci al più presto e provare insomma a riprogrammare il lavoro che ci eravamo insomma preposti qualche mese fa, ricominciare le attività laboratoriali e ricominciare anche da questo dossier di Alessio, perché credo che per appunto arrivare ai position paper e alle famose proposte riprendere diciamo un approfondimento da cui a partire da questo dossier sugli stili di vita e sull'utilizzo della bicicletta sia fondamentale per poi arrivare al documento finale rispetto insomma alla mobilità sostenibile, quindi ad un'idea di città che sia appunto amica della bicicletta e promuova stili di vita sani. Certo, sì, volevo dirvi che Francesco Calandro ci ha condiviso il piano emergenziale della mobilità urbana post-Covid, che è molto interessante, e sulla pagina di Civico 22. E diversi hanno segnalato che gli incentivi per l'acquisto della bicicletta, voi sapete che insomma anche a Benevento è da molto più forte l'acquisto della bicicletta elettrica, quindi con il motore a pedale assistita, quindi ci sono delle condizioni che già di favore che potremmo sfruttare. Penso che, se siete d'accordo, sono un'ora e mezza di lavoro, possiamo, se Marcello vuole fare un intervento anche dopo l'essere... Volevo fare un intervento finale che diciamo allargasse anche
il discorso, ma diciamo giusto un accenno, un tema di lavoro anche per le prossime volte, perché mobilità sostenibile, voglio dire, non è solamente la bicicletta, ma sono anche altre forme, il trasporto pubblico, ma anche, voglio dire, camminare. Camminare, appunto, camminare. È un altro, e quindi voglio dire, anche gli ostacoli che si trovano sui marciapiedi, su voglio dire, marciapiedi troppo alti, senza rampe per gli anziani e quant'altro, ma anche io mi sono occupato alcuni anni fa di un progetto di mobilità sostenibile con il comune di Benevento e con il supporto di società esterne, voglio dire, diciamo, non beneventane, che praticamente si occupava della logistica della consegna delle merci, perché poi anche quello è un altro problema. Naturalmente quello era un progetto, diciamo, con un certo budget limitato, col quale comunque si è riuscito ad acquistare per il comune di Benevento una piccola flotta di mezzi che purtroppo oggi sono fermi, un fiorino elettrico, un grande furgone cassonato a metano e poi due van Euro 6 a diesel, Euro 6. Quindi voglio dire, una piccola flotta che però, diciamo, non sarebbe sufficiente per coprire l'intera città. Però anche, diciamo, questa questione della, diciamo, perché la logistica delle merci prevederebbe dei punti di concentrazione dei vari aziende di trasporto che vengono da fuori Benevento in un punto dove poi dovrebbero partire i mezzi ecologici verso il resto della città. Comunque, insomma, voglio dire, insomma, ci sono anche altre, perché poi pure su questa questione della mobilità del trasporto pubblico, anche su questo ci dobbiamo ragionare. Cioè, voglio dire, che fallimento è stato negli ultimi anni questo, al di là del fallimento proprio economico della società, ma che fallimento proprio dal punto di vista dell'apporto alla città di questo trasporto pubblico, con mezzi che andavano vuoti. Certo, adesso, diciamo, ci sono, in questa fase di emergenza ci sono altre indicazioni, per giunta i posti si dimezzeranno sui mezzi pubblici, eccetera, però voglio dire, prima la riflessione complessiva una riflessione complessiva sul trasporto in città, insomma, non soltanto è presente questo laboratorio laboratorio numero 8 del CIV22, un laboratorio aperto anche al professor Mariano Gallo, che è impegnato nella trasportistica, impegnato con Costantino Boffa. L'idea è di dialogare a maniera aperta su uno sguardo olistico alla mobilità. Quindi è evidente che però siamo partiti da questo discorso che ci ha lanciato oggi Alessio, che ti ringraziamo per la profondità e per la visione che, diciamo, hai sulla bicicletta, perché abbiamo sempre detto che CIV22 deve essere un laboratorio di idee, a parte praticabili, non devono essere, diciamo, questioni lunari che arriveranno chissà quando, ma che possono essere immediatamente applicabili, però anche che hanno a che vedere con la qualità di vita possibile, dove, diciamo, l'accessibilità ad una bici è democrazia, non so che significa, dare la possibilità concreta a tutti di viversi meglio la città. Ci sono ragionamenti molto più grossi, tu ci lanci Marcello, di cui sono d'accordo, bisogna approfondire per capire. Per noi è anche importante parlare della Napoli-Bari, sapete quanti pendolari abbiamo che vanno a Napoli con mezzi stravecchi, che devono fare, diciamo, prendono la macchina per non prendere i mezzi pubblici, una cosa assurda rispetto, diciamo, alla condizione tecnologica che noi viviamo. Quindi tutto deve essere visto. Prima dicevamo, i beneventani hanno molte più macchine perché sono così isolati nei trasporti pubblici che senza macchine non raggiungerebbero nessun'altra città della regione. Questo è un ragionamento complesso e complessivo, però come civico dobbiamo dirci che forse partire dalla bicicletta è il segnale più forte che abbiamo in testa. Cioè, l'idea è dire, partiamo da un dato: la qualità di vita di questa città si fa sulla base di una città media che può aumentare le relazioni, che può aumentare, diciamo, la condizione relazionale che oggi viviamo.
Per fare questo ci sono dei piccoli cambiamenti che si possono fare subito, per cui non bisogna aspettare grandi investimenti dallo Stato, dalla regione, ma che parte dalla cultura della città. Su questa idea qua noi diciamo partiamo, cioè non dobbiamo aspettare nessun altro. Facciamo il manifesto, ragioniamo, raccogliamo le firme, facciamo un'idea su cosa può accadere nei vari quartieri, ma facciamolo, non c'è tempo da aspettare, i nostri figli stanno crescendo, non è possibile che devo trovarsi una città piccola ma piena di automobili. Il bello di essere piccoli è che puoi cambiare subito, insomma, questa è la nostra grande chance. Alessio, grazie di cuore, grazie mille, se vuoi dare tu un ultimo saluto da parte mia, da parte C22, di Gabriella, di Pasquale, di tutta la segreteria, quindi Danilo, Antonio Liberti, Antoniana Bolla, Alessandro Rossi, ti ringraziamo per aver dato a noi questo pomeriggio, questo momento così straordinario. No, io vi ringrazio per avermi dato lo spunto, innanzitutto per elaborare questo documento. Vi ringrazio per aver, come dire, dato avvio, diciamo, a questa discussione collettiva sulla mobilità sostenibile. Ce n'era fortemente bisogno a Benevento, e quindi io spero che nei prossimi incontri andiamo a definire questo manifesto, chiamiamo così, di mobilità, anche perché il tempo stringe, e con il decreto fatto appunto ieri che incentiva la mobilità, il Comune di Benevento, ad esempio, si dovrà dotare di un mobility manager. Quindi io penso che questo manifesto vada preparato quanto prima, in modo da, come dire, far capire alle istituzioni che ci sono molti beneventani che ci tengono veramente alla Sono salute pronti a propria e cambiare. quella degli altri, e quindi non vedono l'ora di poter circolare con la bici in mezzo al corso, insomma. Questa è. Grazie, grazie a tutti. Alla prossima. Ciao, grazie. Grazie.